a San Marino un altro personaggio amatissimo, Maurizio Ferrini, che ha rimesso in circolazione un'altra volta la signora Coriandoli, che nata è nell'89. Sì, è nata, ha avuto grande successo, un esploit, poi a un certo punto è andata in vacanza. Si è innamorata di un orientale, andata nei mari della Cina. Addirittura. Donna di mondo. E poi è tornata. È tornata da grande Fabio Fazio. Per raccontarci. Ma allora, la Coriandoli, io ne parlo in terza persona, è una donna di oggi, quindi io devo scegliere se lasciarla la donna datata, attempata di paese o aggiornarla. Infatti è una stilista che è la cugina della mia manager, Sara Guglielmi, e la Giovanna sono le responsabili del rinnovamento della Coriandoli. Adesso ha la tiara, vuole essere un po' royal e quindi cerca di cavalcare l'onda mantenendo le origini di Bagnacavallo. Provincia di Ravenna. Sempre romagnola. I ravennati sono i più cultori della cultura autoctona. Tra tutte le province, Ravenna è in qualche modo, essendo poi stata capitale d'Italia, del Sacro Romano Impero. Insomma, cerco di stare al passo. Invece Maurizio Ferrini oggi vive di rendita della Coriandoli. Quindi c'è una sinergia tra voi due. Sì, sinergia, poi io sto preparando cose nuove che rivelerò al momento buono, però sono pieno di idee, di fermento che a San Marino, dove ora risiedo, mi stanno, perché a San Marino c'è una bellissima energia, io sto attento alle energie positive a San Marino e sono strafelice, perché a San Marino si sta bene. Eh sì, c'è un'aria. Mi vengono le idee, mi viene tutto e quindi ogni tanto però scendi. Beh, molto spesso scendo, domani vado da Fabio Fazio a fare la mia beneamata trasmissione. Ho trovato un grande amico, un grande estimatore mio, mi valorizza moltissimo e io sono strafelice. Salutamelo tanto. Grazie. Ciao Maurizio. Ciao. Ciao. E vuoi fare un salutino dalla signora Coriandoli al nostro pubblico? Guardate, questo ragazzo ha un'intelligenza che non ce l'ha un animale. Artificiale, dietro l'intelligenza artificiale c'è lui. Vogliategli bene perché è una persona tra le migliori che ho mai conosciuto, anche da parte di Ferrini. E grazie.